Benvenuti nella nostra cucina. Oggi vi volevo presentare un risotto con degli spinaci, spinaci freschi, mantecato al gorgonzola, gorgonzola DOP, e una battuta di salame d'oca. Allora iniziamo con far scaldare la pasta di salame e la facciamo un po' soffriggere in una pentola bella calda. Saltare il salame d'oca, lo facciamo scaldare per bene per renderlo croccante, per poi aggiungerlo alla fine della nostra ricetta. A questo punto facciamo la tostatura del riso. Allora, facciamo soffriggere, mettiamo un po' di burro nella nostra padella, ecco qua, e cominciamo con un soffritto di cipolla. La nostra cipolla è imbiondita e adesso io aggiungerei il riso. Ecco. Allora il nostro riso è ben caldo e adesso lo possiamo bagnare con il brodo. Io ho fatto un brodo vegetale. Ecco qua. Lo copriamo leggermente e lo giriamo. Siamo arrivati a metà cottura del nostro risotto. A questo punto io darei una bella tagliata ai nostri spinaci e li mettiamo in cottura. A questo punto il risotto è pronto, adesso lo vado a spegnere e lo mantechiamo col gorgonzola. Oggi abbiamo usato un riso carnarole di alta qualità lombardo. Allora, mettiamo. Gorgonzola e andiamo a mantecarlo. Lo facciamo amalgamare bene. Allora, il nostro riso è pronto, pronto per la mantecatura. Prima lo assaggiamo, vediamo com'è. Buonissimo, importante assaggiarlo. E adesso andiamo a impiattarlo. Lo finiamo con il salame d'oca IGP che affonda le radici addirittura nel Medioevo. Lo mettiamo qua a pioggia. Allora Fabio, a te l'onore o l'onere di presentarci un vino adeguato a questo risotto splendido. Grazie Gianfranco, complimenti per il risotto. Anch'io come abbinamento ho voluto rimanere nel territorio dell'Oltrepò, dove presento un vino che si chiama Buttafuoco, un vino che non in tanti conoscono, le cui caratteristiche sono quelle di essere prodotto solo e esclusivamente in 7 comuni dell'Oltrepò Pavese. I vitigni che vengono utilizzati sono la Croatina, l'uva rara, la Barbera, dove in alcuni casi andiamo ad utilizzare anche un po' di Ughetta. Quali sono le caratteristiche di questo vino? Allora, la grande intensità di colore data dalla Croatina, il grande impatto olfattivo con questi gusti di frutta matura, nera, scura, con questa nota speziata, questa leggera nota mentolata, dove nel momento che l'assaggio vado a sentire una certa rotondità, morbidezza e persistenza. A questo punto, Fabio, farei un brindisi alla nostra maniera. Gianfranco, ai sapori lombardi.